ha molta familiarità con un genere comunicativo particolarmente espressivo e poliedrico. Sto parlando della pubblicità. Riceviamo messaggi pubblicitari quotidianamente. Pensate alla televisione, alla radio, ai giornali, ma anche ai manifesti che incontriamo per strada. Riceviamo ormai messaggi pubblicitari anche attraverso il computer, lo smartphore e così via. Ma quali sono le origini della pubblicità? Se guardiamo lo sviluppo di questo genere comunicativo, vediamo come esso sia strettamente legato ad altri grandi cambiamenti sociali. Penso in modo particolare all'evoluzione dei sistemi di vendita e commercio dei beni al consumo, ma anche all'introduzione costante e sempre più frequente di nuovi strumenti di comunicazione. Le origini della pubblicità vengono fatte risalire all'antica Roma, quando accanto alla vendita dei prodotti per strada cominciano a diffondersi le prime botteghe. La necessità comunicativa è quella di far sapere quali prodotti vengono venduti e quindi il proprietario della bottega scrive sopra l'ingresso quali prodotti vende all'interno della sua bottega. Nascono cioè le insegne. Nel Rinascimento, accanto alla vendita al mercato e nelle botteghe, si diffonde anche il venditore ambulante. La sua esigenza comunicativa è quella di descrivere le qualità del proprio prodotto. Spesso lo fa gridando per attirare l'attenzione dei passanti. E così facendo magnifica l'eccezionale qualità dei propri prodotti. Per questo viene anche chiamato imbonitore. È però con l'introduzione della stampa a caratteri mobili nel 1455 che la pubblicità acquista nuove forme e potenzialità espressive. È infatti del 1477 il primo manifesto pubblicitario affisso per strada. È fatto di sole parole e promuove le Terme di Salisbury in Inghilterra. Nei primi anni del Settecento si diffondono i giornali. Sono gazzette letterarie e fogli commerciali nei quali è possibile pubblicare messaggi promozionali. Nasce la réclame e in modo particolare nasce il mercato della pubblicità, perché per poter pubblicare quei messaggi promozionali è necessario pagare acquistando lo spazio. La pubblicità moderna invece nasce nel 1796. Perché proprio quella data? Perché è l'anno in cui viene inventata la litografia, che è un meccanismo di stampa che permette di stampare non solo le parole, ma anche le immagini e soprattutto di riprodurre quella stampa numerose altre volte. Nascono cioè i manifesti pubblicitari. Alla fine dell'Ottocento siamo in piena rivoluzione industriale e nel momento in cui nasce il consumo di massa, la pubblicità guarda all'arte e in qualche modo l'arte guarda con interesse alla pubblicità come ulteriore forma espressiva. Se pensiamo ai manifesti artistici, ci vengono subito in mente i meravigliosi manifesti di Toulouse-Lautrec che alla fine dell'Ottocento invadono le strade di Parigi. Ma anche altri artisti e altri illustratori legano la propria fortuna artistica ad alcuni prodotti al consumo. Ne voglio ricordare uno, un italiano, Leonetto Cappiello, che infatti produrrà tutta una serie di manifesti per molti diversi marchi di prodotti al consumo. In modo particolare, nel 1904 viene pubblicato il manifesto pubblicitario del cioccolato Klaus. Questo manifesto è particolare perché, come vedete, è la prima volta che il prodotto non viene rappresentato nel manifesto. Non c'è il cioccolato in questa immagine. In realtà è molto interessante perché il cioccolato verrà poi riconosciuto come il cioccolato della signora in verde. Cioè, per la prima volta un'immagine completamente diversa da quella del prodotto viene invece collegata al prodotto stesso e lo raffigura in maniera autonoma. È però con l'introduzione dei media elettronici, la radio, ma soprattutto la televisione, che la pubblicità diventa quello che oggi noi conosciamo, così ricca di possibilità espressive, utilizza linguaggi molto diversi, le immagini, il movimento estatiche, la musica, le parole. Ed è il momento in cui, in qualche modo, la pubblicità non è più soltanto uno strumento di promozione di alcuni prodotti, ma diventa una forma di intrattenimento. È infatti grazie alla televisione che la pubblicità sviluppa questo stile comunicativo che oggi conosciamo come spot e che al proprio interno racchiudono tanti obiettivi diversi. La pubblicità oggi deve emozionare, deve intrattenere, deve divertire. In qualche modo è una forma di arte a sé e ha l'obiettivo, in ogni caso, di persuadere le persone ad acquistare e consumare determinati prodotti.